In questo mondiale questo gruppetto si sta selezionando e diventano tutti inseguitori di se stessi, uno sta inseguendo l'altro. Ecco qui Gaian sta inseguendo Bauer, lui insegue Fondries e Cricheon, dietro inseguono questi, quindi si corrono dietro in un arrivo poi non a sprint, un arrivo in volata, direi in salita, duro, che corre molta forza, e quindi nessuno pensa a risparmiare qualcosa per questo arrivo, perché a mio avviso con 20 secondi di ritardo in fondo al rettilineo agli ultimi 800 metri si può vincere lo stesso. C'è un ricordo. Diciamo che a livello agonistico, a livello di interesse, che voto date a questo campionato del mondo, Moser, indipendentemente da quanto potrà succedere il finale? Un voto a questo campionato del mondo? Ha avuto un finale molto movimentato, perché sembrava la corsa fosse decisa, poi è ritornata a riaprirsi. E poi adesso questo ultimo giro è quello, penso, che deciderà la corsa, perché ormai siamo a 4 km con Cricheon e Fondries. Sì, è stato un inizio abbastanza tranquillo, con una fuga senza un contenuto tecnico, però direi un finale molto bello, molto entusiasmante, dove le carte sono mischiate diverse volte, quindi una corsa con un fascino particolare. Abbiamo davanti due atleti di una certa consistenza e un Bauer che era già considerato uno dei favoriti fino a poco. Maurizio Fondries e Claude Cricheon al comando del campionato del mondo, quando ormai dovrebbero mancare al massimo 3 chilometri al loro inseguimento c'è il canadese Steve Bauer, poi in quarta posizione Martial Gaillant. Il gruppo degli inseguitori comprendeva lo svizzero Mauro Giannetti, l'australiano Alan Piper, il norvegese Janus Kum, poi Davide Cassani, lo spagnolo Juan Fernandez, Laurent Fignon, Ronan Pansek, due francesi, poi Pouls, il tedesco occidentale. Da questo gruppo sono usciti poi Steve Bauer e Martial Gaillant. Quindi eccoli ormai a Rons e Fondries si sta impegnando a fondo. Siamo ormai al limite. Non è ancora concluso, perché come ho detto prima l'arrivo in salita così crea tante soluzioni. Io ho visto adesso Bauer, si vedeva le immagini, Bauer non è molto lontano. Bauer non è un grande scattista, un grande velocista, però questo è un arrivo di potenza e di forza, quindi bisogna vedere la dimostrazione di potenza e di forza che Bauer avrà risparmiato per esprimere in questo. Qui dovrebbe essere l'ultimo chilometro. Ultimo chilometro di uno tra i più combattuti, tra i più avvincenti campionati del mondo. Al comando il belga Claude Cricheon e il nostro Maurizio Fondries. Ecco il triangolo dell'ultimo chilometro di questo campionato del mondo che si sta concludendo a Rons, un campionato del mondo che era iniziato con due record, quello della partecipazione di 166 concorrenti e quello delle nazioni presenti 26. Una fuga iniziale del lussemburghese Enzo Mezzapesa, rimasto al comando per 90 chilometri, poi all'attacco Bontempi, ecco che arriva Bauer al comando, Bontempi, Bugno, poi quando tutto sembrava ormai risolto, gruppo nuovamente compatto a due tornate dalla fine, sono 274 i chilometri finali, 13 chilometri e 700 per giro da ripetere 20 volte. All'ultimo giro scatto di Cricheon, Fondries prontissimo a lanciarsi nella scia del belga, ed ora uno sprint a rallentatore, nessuno dei tre ha il coraggio di partire in questo arrivo che negli ultimi 800 metri ha un dislivello di 40 metri. Sulla sinistra Bauer, evidentemente Fondries teme più Bauer del belga, si volta per controllare quanto avviene alle sue spalle. Siamo a 375 metri dalla conclusione, sprint finale del campionato del mondo, 55esimo della serie, con Bauer, Cricheon, Fondries, nessuno dei tre ha ancora il coraggio di lanciare lo sprint. Ecco Bauer, scatta il canadese Bauer, quarto al Tour de France in questa stagione, si è imposto nel trofeo La Iguaglia, ha vinto. Ecco che passa Cricheon, c'è stata una sbandata incredibile da parte di Bauer ed è Fondries che vince. Maurizio Fondries, campione del mondo, Maurizio Fondries, campione del mondo. Bauer al secondo posto, un finale, mentre Moser non riesce a trattenere un urlo di gioia. Cricheon in fondo al rettilineo,
invoca l'intervento della giuria per la scorrettezza di Bauer. Ecco che Criquellon raggiunge a piedi il traguardo, mentre Martial Gaillard arriva in terza posizione. Moser, tre campioni del mondo intorno a noi che festeggiano, commentano la vittoria, il trionfo di Moser, mentre ancora Fernandez che vince davanti a Giannetti, a Bols, a Pansek, a Cassani. Ha vinto Poldriest, a Vignon e a Kuhn. Bravissimo Cassani, che ha svolto un grande lavoro. Ecco che arriva Piper e speriamo che Poldriest riesca a raggiungere la nostra postazione. Insultato dal pubblico, Bauer che cerca di scusarsi, il pubblico viene frenato, attento dalla forza pubblica, mentre ecco, sentite la protesta giustificata. Ed ecco che Plancard davanti a Colagé, poi ecco Argentina, ha vinto Poldriest. Ecco Girotto, ecco Pugno, Amadori, Saronni, Contempi, poi Leali, Ballerini, tutta la nostra formazione. Ed ecco la ripetizione dello sprint, il momento dell'incidente. Seguiamolo, sentiamo il parere di Adorno. Ma è partito in testa Bauer, è uscito direi poi il Criquellon all'interno. Bauer, quando ha visto Criquellon, si è spostato e ha portato Criquellon contro Etansen, e quindi Criquellon, adesso lo stiamo vedendo, Criquellon contro Etansen, gli ha dato la gomitata e l'ha buttato in terra. Scusa se ti interrompo, perché vediamo che Fondre si sta avvicinando alla postazione, forse l'unica occasione per intervistare Fondres, perché poi non sono previsti collegamentisul podio. Ma non so che dire, devo ringraziare tutta la squadra, perché abbiamo lavorato tutti, e merito di Martini che in questi giorni abbiamo concluso tutte le polemiche che c'erano state con Saronni, e in questi due giorni abbiamo chiarito tutto e abbiamo vinto perché con la squadra siamo andati molto d'accordo. Non so neanche che dire, perché avevo, negli ultimi giorni c'era Pugno che andava forte, io invece non ero in grande proprio condizione, però oggi ho trovato una giornata buona, e qua nella volata non ho voluto sbagliare come la Sanremo, mi sono tenuto in seconda posizione e prima non pensavo di farcela, però ho visto era un arrivo che si poteva rimontare anche negli ultimi 30 metri e ce l'ho fatta. Riepiloghiamo il campionato del mondo, un campionato del mondo tra i più emozionanti, è successo di tutto, praticamente sembrava che la corsa fosse decisa, poi il gruppo si è riportato sui battistrada. Ma penso che quest'anno abbiamo fatto una corsa in modo esemplare, perché avevamo previsto di far entrare sempre degli uomini in fuga per non dover lavorare noi, e così è andata. Noi siamo stati sempre calmi, anche io e Saronni, Argentin, quando c'era via Pugno, abbiamo sempre stati le prime posizioni a tappare, e poi siamo andati via un gruppetto con Cassani negli ultimi giri. L'ultimo giro, quando è scattato Criquellon, ho visto che gli altri non rispondevano, e allora ho provato il tutto per tutto. Sapevo che Criquellon non era molto veloce, però in un arrivo così contava più avere le energie del finale. Ho avuto un po' paura quando è rientrato Bauer. Che è entrato Bauer qua negli ultimi 700 metri, però ormai ho rischiato il tutto per tutto per vincere, perché il secondo posto non contava niente. Vogliamo riepilogare questo sprint. È partito Bauer, nessuno dei tre aveva il coraggio di muoversi, poi è partito Bauer. Ho visto che Bauer ha chiuso Criquellon, mi sembra l'ha fatto cadere. Io ho cercato di fare la volata un po' su Bauer, che era più veloce, e per fortuna è andata bene. Ringraziare tutti i compagni di squadra, che in questo, anche Saronni, perché come ho detto prima abbiamo le polemiche le abbiamo lasciate perdere, e penso che non servano niente. In questi due giorni siamo andati molto d'accordo e
abbiamo parlato in corsa come fossimo sempre stati compagni di squadra. Questo penso che ci ha fatto bene per tutti. Maurizio, tu sai che io sono sempre stato un tuo estimatore. Bene, eri considerato un corridore che parlava molto e vinceva poco. Adesso hai dimostrato di essere un corridore che sa vincere e che sa vincere corse importantissime come il campionato del mondo. Oggi è andata bene. Questo, ho faticato all'inizio e poi però nel finale sentivo la gamba che cresceva, ma penso che anche in questi ultimi giorni devo ringraziare i miei genitori e la mia ragazza che mi hanno tirato sul morale e niente. Ecco, io speravo in questo risvolto umano, vorrei che tu ci parlassi di Kles, dei tuoi genitori, di tuo fratello che ti sono sempre accanto. Sì, anche i miei amici di Kles mi hanno mandato un telegramma, non sono potuti venire, però so che sono stati con me anche oggi durante tutta la corsa. E per me, come ho detto prima, i miei genitori in questi ultimi giorni mi sono stati molto vicini. Maurizio, una domanda scontata ma diritto, come ti senti campione del mondo? Ma non so, perché non mi sembra nemmeno vero, sono un po' confuso, vedremo forse domani, forse capirò un po' meglio. Grazie Maurizio, complimenti. Ecco anche Ercole Baldini. E lasciamo che Maurizio ora raggiunga tranquillamente Cassani. Davide, sta attento, sali tranquillamente, non vorremmo che tu rischiassi di romperti qualcosa. Era aggrappato ad un palo. Senti, mi sembri in equilibrio instabile, puoi venire a quest'altra parte, per carità, è facile scivolare. Allora, merita un'intervista anche Davide Cassani. Nella vittoria di Fondinest c'è da considerare anche l'enorme lavoro. Renato, grazie mille qua. Allora Davide, mi sembra un sogno perché non ho vinto io, però mi sento veramente partecipe di questa vittoria e sono veramente tanto contento. Spero solo che così, che ho dato il massimo di me stesso. Intanto scusa, ecco un'immagine di Trichellon che viene applaudito dal pubblico. Clodi piangendo taglia il traguardo, mentre a questo punto teniamo ancora la linea per seguire la consegna della maglia iridata. I tempi sono scaduti, ma pensiamo che non ci siano difficoltà da parte dell'Eurovisione per un proseguimento di programma, mentre ecco un risvolto umano. Claude Trichellon, il 31enne Trichellon, che ha visto sfuggire una chance proprio sul traguardo, non riesce a trattenere le lacrime, non potrà neanche salire sul podio perché si è piazzato al quarto posto. Allora Davide, chi era il più attivo nel tentativo di inseguire Fondre? Ma c'erano tre francesi dietro a Trichellon e Fondres, e io ho cercato soprattutto di tenere sott'occhio Pignot, perché naturalmente era più pericoloso, specialmente in un arrivo del genere. E mi sono veramente fatto in quattro per andarlo a prendere, lui sia, e poi anche Piper ha provato tante volte. E devo dire che sono riuscito a tamponare tutti i fuggitivi, e quando ho sentito che ha vinto Pignot mi sembrava di aver vinto un pochino anch'io. No, hai vinto non un pochino, ma hai vinto tanto anche tu, perché proprio grazie al tuo lavoro, grazie alla tua abnegazione, grazie a quello che hai fatto, Maurizio Fondres è riuscito a sprintare. Intanto c'è Vittorio Dorni in cuffia, chiediamo conferma, ma penso che non ci siano dubbi in proposito, possiamo continuare, sforare di un altro quarto d'ora per seguire la premiazione di Maurizio Fondres. Io volevo dire una cosa, non per fare polemica, solo che quando ero in Olanda ho sentito dei corridori che sono andati a dire cosa è andato a fare Cassani in Olanda, e questo mi aveva un po' rattristato, perché io avevo fatto quello che mi aveva detto la mia squadra, e oggi, facendo una bella gara e andando forte, ho dimostrato che la maglia azzurra la meritavi anche tu. La meritavo, e anche soprattutto il signor Martini ha fatto ancora una volta un grandissimo lavoro. Renato Di Rocco, noi pensiamo che Martini
difficilmente riuscirà a raggiungere la nostra postazione, sarà in qualche angolo a piangere, perché sappiamo che questa è la giornata più terribile per il nostro commissario, che si emoziona in una maniera incredibile. Quindi con Vigna sarà in un angolo a superare lo stress, la fatica, a piangere di gioia. Ah, sicuramente ha vissuto gli ultimi due giri interessanti, io credo, perché effettivamente c'è stata un'alternanza di azione di grossi campioni, per cui credo che sicuramente stia raccogliendo così le sue ultime energie. Comunque una squadra molto brava, molto bello tutto, devo dire, per quest'anno, per i risultati che abbiamo ottenuto. La squadra perfetta, un gruppo che si sa alternare di anno in anno, avevamo vinto nell'86, quindi a due soli anni di distanza, e nella storia una vittoria così ripetitiva, così breve tempo, era da molti anni che non si vedeva. L'alternanza della squadra è bella, un campione del mondo giovanissimo è ancora più bello. Renato, e per Renato intendo Di Rocco, segretario generale della nostra federazione, nessuno ipotizzava, neanche nella più rosea delle ipotesi, un trionfo dell'Italia in questi campionati del mondo. Siamo usciti dalle prove in pista da trionfatori, prima nazione come medagliere, con un oro di Golinelli nel Keirin, con un oro di Colamartino nel mezzofondo. Poi è venuta la splendida vittoria in campo femminile nella 50 km a squadre, e adesso la maglia iridata nella prova dei professionisti. In tutte le specialità gli atleti, e beh, lo stessi tra i dilettanti, ecco, Adorni naturalmente, non c'è il 263, lasciamo perdere. L'Italia ha trionfato in questi mondiali, un'Italia che molti consideravano a livello ciclistico un'italietta. Ma sì, da molti si diceva questo. Poi io devo dire, aggiungere a tutto questo anche il fantastico pubblico che tiene sempre su i nostri corridori. Qui si parla di circa 100.000 persone, di cui il 50% completamente di italiani. Ma Salutini porta fortuna quest'anno, dove c'era Salutini ci sono stati titoli e vittorie. Qualcuno ha detto arriva Salutini e arriva la vittoria, dovete tenerlo, porta buono. Salutini è stato un ex corridore, adesso fa il massaggiatore, è molto bravo. Ma speriamo che sia così, perché in effetti Salutini è stato invitato a De Personam da Martini, per cui non escludo nemmeno questa versione, così come d'altronde il recupero di Ballerini all'ultimo momento, che si è dimostrata una pedina essenziale della nazionale. Intanto lacrime anche per Bauer, che viene insultato dal pubblico. Ecco, qual è la tua opinione nello sprint Bauer Cricchetti? Ma io non vorrei giudicare, perché per noi in questo momento è troppo facile, però posso mettermi nei panni di Grigaglione, deve essere tragico perdere in questa maniera. A noi era successo già con Battaglin. Ed ecco che la regia ci ripropone il finale gomitata, non ci sono dubbi. Bauer, quando è scattato, direi gli è scattato giù il rapporto più duro, quindi ha fatto più fatica a prendere velocità e si è... Ed ecco il primo piano di Bauer, che non si capacita di quanto è successo. Per la verità Bauer è un corridore che si è sempre comportato in maniera estremamente corretta. Sì, ma non credo lo avesse buttato giù. Lui cosa ha fatto? Quando ha visto che Cricchetti ha cercato di ostacolare, siccome era sbilanciato lui e Cricchetti era in piedi sui pedali, l'ha toccato col gomito. Cricchetti, per evitare questo, si è buttato verso le transenne, ha toccato ed è volato. Non credo che, e certamente non l'avrà fatto apposta, perché in un mondiale come questo si vedono le cose, e quindi certamente per lui è una grossa delusione, perché in effetti Bauer verrà direi tacciato per questo mondiale, che di quello che ha fatto, e quindi dove andrà. Io credo che in Belgio, quando correrà, lo fischieranno quasi sempre. Steve Bauer ha vinto il Laigueglia, ricordiamo, è giunto secondo alle spalle di Grewal a Los Angeles nello stesso anno, si è piazzato terzo, primo Cricchetti, secondo Corti, terzo Bauer in Spagna. Sempre un atleta corretto, era considerato un mattacchione, un uomo che interpretava in maniera un po' zingaresca la professione, pur avendo la classe e i numeri per ben figurare. Quest'anno è completamente cambiato, la cura Kirkley evidentemente ha trasformato questo ragazzo un po' pazzerello, anche se di grossa classe, ha vinto un'infinità di corse in linea, quarto al mondiale. Sergio Neri, allora, vogliamo concludere con un giudizio in attesa della consegna della maglia iridata. Uno splendido campionato del mondo, splendido sotto ogni punto di vista, sia per come si è svolto, ma soprattutto perché come si è concluso. Beh, direi per noi splendido, però prima ancora della vittoria di Fondries, che segnala senza dubbio
una nuova epoca del ciclismo italiano con Fondries, con Bugno e con altri giovani di valore che già da tempo si erano segnalati sulla ribalta nazionale. Direi che raramente ho visto un campionato del mondo, grande corsa ciclistica internazionale, così bella, così coinvolgente, così intensa da un punto di vista agonistico. Raramente l'ho visto. Intanto il pubblico applaude la decisione della giuria che ha declassato Bauer, quindi Gaillan secondo, Fernandez terzo. Io non credo che sia stata volontaria la scorrettezza di Bauer. Di certo Criquelion è stato buttato a terra da Bauer, però sono anche convinto che Criquelion non avrebbe vinto il mondiale né lo avrebbe vinto Bauer. Il mondiale, quando Criquelion è caduto, era già nelle mani di Fondries, il quale ai 400 metri, la caduta è avvenuta ai 120-130, già ai 400 metri dominava la situazione in terza posizione ed era palesemente il più forte, il più tranquillo, il più lucido dei tre. Ecco, vogliamo chiarire che questo ritardo della cerimonia protocollare è proprio dovuto al fatto che la giuria si è riunita per decidere chi dovrà affiancare Fondries sul podio. Vediamo che Agostino Mini, il presidente della nostra federazione, lui qui che è il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, sono già pronti nella loro scia. C'è Fondries, si attende di sapere ufficialmente chi sarà il secondo ed il terzo. E intanto riepiloghiamo il curriculum di Alfredo Martini in questa sua quattordicesima fatica, dopo questa sua quattordicesima fatica. 4 medaglie d'oro, Moser nel 77, Saronni nell'82, Argentin nell'86, Fondries nell'88, 6 medaglie d'argento con Moser nel 76 e nel 78, Baronchelli nell'80, Saronni nell'81, Corti nell'84, Argentin nell'87, 4 medaglie di bronzo con Conti nel 76, Bitossi nel 77, Argentin nell'85, Saronni nell'86. Questo è il bilancio di Alfredo Martini da quando è commissario tecnico della nostra nazionale. 4 medaglie d'oro tra Gand e René, o Gent e Rons se preferite l'addizione fiamminga. Allora, 2 in pista, 2 nelle prove su strada. In pista Golinelli nel Keirin e Colamartino tra i dilettanti e mezzo fondo. Nelle prove su strada, nella 50 km a cronometro in campo femminile e con Maurizio Fondries nella gara più bella, in quella più attesa, vale a dire, ecco qua, portiamo, complimentiamoci con Luis Puig che è il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale. Ecco qua, sentiamo cosa ha da dirci il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale. È una grande soddisfazione perché il premio è un grande lavoro di 4 anni che ha ricevuto l'Italia dopo l'esforzo del suo corredore in pista e in ruta. Penso che sia un grande esito per il ciclismo italiano. Ringraziamo Luis Puig, lo spagnolo, che è il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale. Allora, ricordiamo, 4 medaglie d'oro, 3 d'argento con Godinelli nella velocità, con Danzan nel Keirin e con Baffi nell'individuale a punti, una medaglia di bronzo con Brugna nel mezzo fondo professionisti. Ormai, ecco qua Verbrugge, che è il presidente della federazione professionisti, poi c'è Ferrini, vicepresidente della nostra federazione, praticamente tutto è pronto. Si ritarda la premiazione, vogliamo anche Omini al nostro microfono, si ritarda la premiazione proprio perché la giuria non ha ancora ufficializzato il risultato finale. Perché c'è questo ritardo? Perché la giuria ha squalificato Bauer? Sì, ha squalificato Bauer e quindi il secondo Sergianti, il terzo Fernandez. Allora Omini, presidente della federazione che ha vinto di più. Ma credo che sia un anno irripetibile, abbiamo vinto proprio tutto, dai juniores alle donne, ai dilettanti professionisti, credo, mi auguro che questo sia un augurio per le prossime Olimpiadi. Omini, bisogna continuare, bisogna creare nuove strutture, bisogna creare nuovi velodromi per riproporre la 6 giorni.
ma sicuramente per riproporre tutta l'attività, soprattutto l'attività su pista. Comunque credo che la federazione abbia lavorato molto bene in questi anni e infatti lo stanno dimostrando. Avevate inventato gli amici della pista, poi vi hanno fatto la guerra, questi ragazzi che ogni anno sono disoccupati, ogni anno sono costretti alla ricerca di uno stipendio da fame pur di partecipare. Eppure vincono, bisogna fare qualcosa per rilanciare nuovamente la pista, visto che la pista, nonostante tutto ciò, ci dà delle soddisfazioni. Beh, sicuramente attendiamo da parte di tutti, dal governo, dal Comitato Olimpico, un aiuto per dare queste strutture che a noi mancano e che malgrado ciò, con dei grossi miracoli, riusciamo a avere questi risultati. Abbiamo visto che Fondrest si è allontanato, cosa sta succedendo? No, Fondrest non ha nessun problema, è lì tranquillo. No, no, ma per carità, cioè ci saranno ancora dei ritardi? No, io penso, non mi auguro di no, perché adesso c'è un cambiamento d'ordine d'arrivo, hanno richiamato il secondo e il terzo, che non sono più quelli che sono arrivati. Allora noi ci rivolgiamo al presidente della nostra federazione, Agostino Mini, affinché intervenga per velocizzare un po' queste fasi di premiazione, mentre ecco ancora Fondrest che raggiunge la postazione. Non so se è possibile, ci auguriamo che lo possano inquadrare nuovamente. Questa attesa è dovuta al fatto che la giuria ha declassato Bauer. Beh, lì io ero in terza posizione, ho visto che sono partiti, io aspettavo proprio gli ultimi 100 metri perché io non arrivo così, si può rimontare proprio alla fine. Ho visto che Bauer ha stretto Criccheione e niente, devo ringraziare tutti gli azzurri e in special modo anche Cassani che negli ultimi mi ha coperto quando sono andato via con Criccheione. Come ho detto prima, l'armonia della nostra squadra. Ecco qua il tricolore che sventola. L'armonia, come dicevo, si è messa tutto a posto, tutte le polemiche c'erano state, a parte che sono state un po' troppo montate, e anzi con Saroni. Cusaroni in questi ultimi giorni, anche oggi in corsa, mi ha dato dei consigli, si può dire che abbiamo corso come fossimo stati tutto l'anno compagni di squadra. Vuoi riepilogare questa tua giornata trionfale? Quando ti sei alzato, cosa hai mangiato, come hai vissuto la vigilia? Ma ci siamo alzati intanto ecco io un quarto alle sette, abbiamo mangiato come al solito e io sapevo che faticavo all'inizio perché e negli ultimi giri sentivo che la gamba cresceva e quando sono andato via l'ultimo giro speravo di arrivare, però fino all'ultimo non sapevo perché c'erano dei corridori che ci seguivano. Ecco, vedo che l'operatore della televisione belga finalmente è riuscito a capire che tu eri sul podio, vediamo se ti inquadrano. È la prima inquadratura da campione del mondo. Allora, arrivederci sul podio, finalmente. Allora, pensa, qual è la decisione? Primo Fondrest, secondo. Allora, primo Fondrest, secondo Gaian, terzo lo spagnolo Fernandez. Ve l'avevo detto, è l'eterno piazzato. Anche quest'anno lo spagnolo Fernandez sale sul podio. Qualificato il canadese Bauer, la giuria quindi manda sul podio Gaillan, il francese, e lo spagnolo Fernandez. Avevano tagliato il traguardo in quest'ordine: primo Fondrest, secondo Bauer, terzo Gaillan, poi Fernandez, poi il tedesco Pols, poi il ticinese Giannetti, poi il francese Pansek e poi Cassani. Bauer squalificato, sul podio salgono quindi Maurizio Fondrest, Gaillan e Fernando. Allora, è il tredicesimo successo per gli azzurri, Binda 27, 30, 32, Guerra 31, Coppi nel 53, Baldini nel 58, mentre ecco che la regia ripropone lo sprint, Adorni nel 68, Basso nel 72, Gimondi nel 73, Moser nel 77, Saronni nell'82, Argentin nell'86. Adorni, a te la conclusione. Ma credo che sia una giornata meravigliosa per il ciclismo, non solo perché ha vinto Fondrest, ma come ha corso l'Italia in questa giornata e soprattutto
direi la squadra ha tenuto insieme, anche se noi prima abbiamo fatto tante illazioni, ci siamo un po' esaltati, ci siamo lasciati trascinare dell'entusiasmo, magari dicendo che questo va svelato meno, e certamente forse la caduta di Cricchiona ha avvantaggiato Fondres, non si sapeva come sarebbe andata questa vittoria, però certamente godiamoci questa immagine, e la maglia ridata addosso a un ragazzo giovane, emergente. Fondres dovrebbe essere l'uomo nuovo del ciclismo, è un trentino, come quindi dovrebbe essere un po' l'erede di Moser, se vogliamo, ma l'erede dei grandi del passato, che Saronni sta arrivandoci anche lui, quindi la nuova generazione sta arrivando, e questo con una maglia campione del mondo credo che per il ciclismo meglio di così non poteva avere. Un cambio generazionale splendido, Fondres, non dimentichiamoci Pugno. No, infatti ho detto di giovane emergente, quindi non ho detto Pugno. No, perché non è uno che puntualizzava. Certamente sono giovani che hanno tutte le caratteristiche per essere dei grandi, e noi pensavamo di lasciarli, dico, maturare lentamente, che magari poi arrivassero. Sono arrivati forse prima del previsto, e questo ci fa molto piacere. Questo è Fernandez e poi c'è Gaian. Ecco, tre prove disputate su questo circuito, una per le donne, e hanno vinto nella 59. Ieri tra i dilettanti Bontempi ha vinto Bontempi, dilettante, oggi Fondres. Moser, tu sei il più anziano, hai partecipato a 13 mondiali, che effetto ti fa il suo primo mondiale tra gli spettatori con un trentino sul podio? Beh, certamente la posizione è diversa, perché quando uno la mette la maglia è una cosa, quando uno la vede mettere è un'altra. Comunque è sempre un corridore italiano che continua la tradizione. Quindi diciamo il dopo Moser per il nostro ciclismo è splendido. Beh, per il momento sì, adesso bisognerà vedere nelle altre gare. Oggi il mondiale è una corsa che dura per un anno, perché chi vince il campionato del mondo è campione del mondo per un'intera annata, e perciò può vivere anche un po' sugli allori. Inno di Babeli. E con questa immagine, con l'immagine del trionfo di Maurizio Fondries, campione del mondo, concludiamo la nostra telecronaca da Roma, augurandovi, gentili signore e signori, buonasera.